Ci parlerà delle lesioni del cavo orale. Un invito ai nostri spettatori a guardarsi in bocca, perché veramente, come ho messo in questa diapositiva, l'autovalutazione della bocca può salvare la vita. Tutto ciò che è sospetto, strano, macchie bianche o rosse, ora io qua sono molto semplice naturalmente per i nostri telespettatori, tutto ciò che non scompare, tutto ciò che è di nuova insorgenza, qualsiasi ferita, anche se uno pensa mi sono morso, non è nulla, ma se non guarisce, se tende a non guarire, bisogna farlo vedere. Tutto ciò che sanguina, dei rigonfiamenti, dei noduli mai notati, è fondamentale farsi visitare da uno specialista. Questo è un banalissimo fibroma da morsicazio. Sono quelle persone che si mordono inavvertitamente, continuamente, come tic. Non so, chi fa un lavoro complicato, chi ha un momento di stress, sempre allo stesso punto. Alla fine può formarsi questa piccola tumefazione che è con mucosa liscia, quindi assolutamente tranquillissima. Qua è interessante perché riguarda molte persone, molti asmatici. Gli spray steroidei, quindi il cortisone inalatorio che viene necessariamente prescritto a coloro che hanno una forma asmatica importante, crea delle disepitelizzazioni, crea una perdita di papille, nelle papille filiformi ascrivibili a forme di candida atrofica. Non esiste solo la candidosi, quella con le macchie bianche, esiste anche una forma di candidosi atrofica. Quindi è molto importante, molto semplice anche, già un consiglio che mi sento di poter dare a tutti. Tutti coloro che usano degli spray per l'asma, sarebbe bene fare uno sciacquo dopo banalmente con del bicarbonato, perché il pH basico, quindi il pH alcalino, alzare il pH sfavorisce la comparsa di forme di candidosi. Queste sono delle banali afte, banalissime afte che possono avere vari tipi di causa, possono avere anche una forma di carenza di vitamina B, possono mordersi spesso, possono avere processi autoimmuni, possono avere problemi intestinali. Ovviamente bisogna cercare di capire se vi sono carenze e magari supplementarle, oppure ecco, capire il tipo di origine dell'afta. E ci sono vari presidi che funzionano molto bene, sia nel prevenirle che nel curarle. Una cosa straordinaria che facciamo in studio è il laser. Col laser in una giornata passa tutto. Io quando ho un'afta, perché magari mi sono morsa inavvertitamente e aftizza, un giorno passa. Altra cosa sono le afte giganti, quelle sono terribili e ci mettono veramente tanto, allora veramente il laser lì è fantastico. E stessa cosa per l'herpes, anche l'herpes è straordinario. Le ulcerazioni col laser, cioè, 3 giorni guarisce. Le ulcerazioni di varia natura, traumatiche, guariscono, il laser fa una biostimolazione incredibile, attiva e velocizza la riparazione dei nostri tessuti. La cosa su cui secondo me è magico sono le lesioni da radiochemioterapia. Io ho questi poveri pazienti che devono fare radiochemio e che non riescono a mangiare perché hanno dolore, perché hanno ulcerazioni, insomma è una cosa terribile. Col laser funziona in maniera incredibile, si chiude a brevissimo. Quindi questa è una cosa molto utile da sapere. Sì, necessaria, assolutamente. Qua c'è il mondo dei papillomi. Vedo una quantità di papillomi ogni giorno in studio incredibile. Allora, i papillomi sono una patologia infettiva, diciamo, vera e propria, nel senso che l'agente eziologico è un virus, il papilloma virus o HPV, lo stesso per il quale le donne fanno il pap test regolarmente. Io credo che dovremmo fare regolarmente il pap test anche in bocca e in gola, perché vi è stato negli ultimi anni un aumento di carcinomi HPV correlati incredibile in persone giovani, non fumatori, non bevitori. Ne ho visto uno un mese fa, un signore di 50 anni, bello, sportivo, tutto, con una grossa metastasi e aveva un tumore proprio HPV correlato sulla base linguale. Questi sono dei papillomi che vanno asportati e vanno analizzati, non solo vanno analizzati da un punto di vista solo di fare l'esame istologico, va cercato e tipizzato l'HPV. Cioè non devo sapere positivo o negativo, devo sapere che tipo di HPV ho, perché esistono degli HPV a basso grado di malignità e esistono degli HPV ad alto grado di malignità. Se io sono di fronte a quel tipo di HPV, devo poter pensare che l'HPV sarà presente anche nel resto dei tessuti della bocca. Ecco perché io effettuo poi un brush test, un cito brush, quindi io vado a spazzolare i tessuti della bocca e della gola e vado a cercare HPV. Questo è
un grosso papilloma, io li tolgo, li asporto tutti in studio, laser, radiofrequenza. Ecco, quindi lei col laser sì, esegue, diciamo, assolutamente, laser, radiofrequenza o chirurgia fredda a seconda del caso. Questi sono dei condilomi. I condilomi sono le stesse, diciamo, le stesse lesioni che noi ritroviamo a livello genitale, che possiamo ritrovare a livello genitale. Sono come venivano chiamate volgarmente creste di gallo. Sono queste formazioni un po' triangolari con queste puntine, ecco, anche loro sono carichi di HPV, generalmente sono degli HPV, questi a basso grado di malignità. Però tutte queste cose vanno tolte, uno, perché se no ci riempiamo la bocca, cioè il paziente se no si riempie la bocca. Io ne ho tolti in questi ultimi periodi, è una cosa incredibile, tipo ne ho tolti 40 a una persona, 20, cioè si riempiono. Ovviamente più uno ha le difese immunitarie basse, più rischia di proliferare questa cosa. Quindi, se sono a basso grado di malignità, da uno ne possono venire più altri, quindi si moltiplicano in qualche modo. Esatto, si moltiplicano, perché ovviamente la capiamo. Io ho visto, avevo una foto, ora mi spiace, non l'ho messa, papilloma del velo pendulo, mentre il paziente chiudeva la bocca è venuto nel punto esattamente coincidente della base lingua il fratellino, cioè è proprio da contatto, certo. Quindi proprio così. Quindi vanno tolti perché tendono a, se no, a moltiplicarsi. Se sono ad alto grado di malignità, teoricamente potrebbero degenerare. Degenerare significa che in potrebbero andare in un tumore maligno e creare metastasi? Certo, un tumore maligno che tende, poi vedremo anche le ultime diapositive, che tende a metastatizzare enormemente, tende a essere molto invasivo, molto destruente. Meno male, ho una buona notizia, per fortuna è molto chemio e radiosensibile, quindi con una buona terapia hanno una prognosi migliore del carcinoma, diciamo, comune che noi trovavamo nel paziente fumatore anziano, quindi meno male. Però certamente va fatta diagnosi, quindi guardatevi in bocca. Esiste questo test HPV che io faccio da anni ormai. È un brush, uno spazzolamento della bocca e della gola, non fa male, è indolore, è semplice, è un attimo. Lo mando a un laboratorio di biologia molecolare dedicato di Roma, dove sono proprio specializzati in questo, in questo tipo genere di analisi. Assolutamente, mi tipizzano tutto ed è banale, quindi anche chi non ha lesione ma magari cambia spesso partner, oppure ha un pap test positivo, una donna che ha un pap test positivo deve pensare che nel 90% dei casi avrà, oltre che a livello genitale, anche in bocca potrà avere un HPV. Poi è chiaro, quando non ha un partner, insomma, con naturalmente con i rapporti sessuali ci infettiamo tutti. Quindi più partner uno ha, più rischio uno ha di contrarre HPV e magari un HPV anche ad alto rischio. Quindi sto solo dicendo, controlliamoci e gestiamo al meglio, facciamo prevenzione. Manca, trovo, la cultura della prevenzione ancora. Mentre il pap test ormai è entrato, per fortuna, grazie a Dio, perché morivano migliaia e muoiono ancora migliaia di donne per carcinomi HPV correlati a livello genitale, la cultura va, diciamo, allargata anche alle prime vie aeree. Ecco, mancano le campagne e l'informazione. Ginecologi e otorini devono comunicare. Io, qualsiasi paziente che ha un HPV, dopo paziente donna, la mando a fare subito la visita dalla sua ginecologa, dal suo ginecologo. La invito a guardare naturalmente anche il proprio partner e a fare anche una peniscopia al partner, perché l'uomo ha delle lesioni che non sono visibili. Quindi esiste un test con l'acido acetico che è rivelatore di lesioni a livello genitale maschile, okay. Perché ovviamente una coppia si deve bonificare interamente, altrimenti non ne usciranno mai da questo tunnel. Quindi è molto importante, naturalmente, se la coppia, ma io lo do come informazione al pubblico, perché secondo me, se la coppia ha anche dei rapporti non convenzionali, bisogna fare una rettoscopia, perché poi può nascere un tumore. Le lesioni leucoplasiche della gengiva, ecco, queste sono le tipiche lesioni che invece coinvolgono fumatori, bevitori, anziani. Quindi il fumatore, una volta l'anno, santa pazienza, dovrebbe andare a farsi visitare. Oltre che a smettere di fumare. Primo, dovrebbe smettere. Secondo, si guardi almeno un pochino da sé la bocca. Una visitina sarebbe bene farsela. Questa paziente aveva un genitore che era proprio morto con un carcinoma della lingua. Lei, fra l'altro, non fuma, non beve, una signora bellina. E, niente, una displasia moderata, quindi un qualche cosa che è sul cammino del
carcinoma, ma non lo è ovviamente. Ho tolto tutto, ho pulito tutto, ho mandato a esaminare e chiaramente fa dei controlli periodici. Se uno riesce a rilevare una lesione quando è piccola così, non succederà nulla, si toglierà, sarà un piccolissimo intervento. Se uno non si controlla e la cosa arriva a crescere, è evidente a tutti che... Quindi la tempestività in questi casi, come in molti altri, è determinante. Questo è un banale lichen reticolare, è una malattia autoimmune che colpisce le mucose. Questo tipo di forma non è nulla di particolare, si chiama lichen perché assomiglia a delle arborescenze, ma non è niente di particolare. Volevo però parlare del tipo di lichen successivo. E ci sono svariati, andate pure avanti con le immagini. Ecco, lì che una placca già un pochino peggio, lì va fatta una biopsia per vedere se c'è una displasia, perché purtroppo il lichen, quando non è reticolare, costituisce una lesione precancerosa. Per cui intanto mai berci acqua bollente, mai quindi liquidi bollenti, mai fumare, mai bere superalcolici, modificare il tipo di dieta, cercare di avere una dieta molto ricca di verdure e di frutta, per cercare di abbattere il rischio di degenerazione. No, i pazienti deve, non se ne accorgono. Deve guardarsi in qualche sì, modo. Sì, si accorgono. Allora, o me li mandano i loro dentisti che l'hanno visto, o si sono guardati, ma se no spessissimo le trovo io. Quindi bisogna in qualche modo sì. Come dire, affidarsi a un esperto che ci dia un'occhiata. Questo è un brutto lichen erosivo. E questo, purtroppo, è un vero carcinoma verruciforme del bordo linguale destro, niente è stato asportato e anche lì non è stato bello perché la paziente poi ne ha avuto un altro da un'altra parte molto molto aggressivo e nulla. Quindi dobbiamo cercare per quanto possibile di non arrivare a forme così grandi, di intercettarle piccole piccole. Quindi andiamo, diciamo, in qualche modo il controllo, diciamo, il guardarsi da soli e poi farsi vedere da chi fa una determinata professione può farci guadagnare, nel caso in cui ci siano dei problemi, quel tempo che potrebbe essere determinante. È così, io vedo il paziente, se vedo una cosa del genere io fermo, faccio aspettare poverini i pazienti in sala d'attesa, gli faccio la biopsia subito, perché almeno guadagno tempo. Poi il mio patologo mi vede le istologie e mi dà la risposta in 2 giorni, talora anche in 24 ore. Quando io dico guarda, ti prego, lui lavora a Careggi in anatomia patologica, lui va addirittura, si alza alle 6 la mattina per rendermi la risposta in 24 ore. Scusate, sono immagini brutte, però aiutano il paziente a dire fatevi vedere, non arriviamo a queste lesioni così estese. Un carcinoma, un esteso carcinoma squamo cellulare del margine linguale sinistro, purtroppo poi dobbiamo fare dei sacrifici, cioè il paziente purtroppo... Il sacrificio dell'emiglossectomia o comunque della resezione linguale è molto importante, però ecco, non arriviamo a questo.